direttore dell'Istituto di Cultura dal 2010 al 2014, se non sbaglio. Esattamente, 4 anni, peccato che sono stati pochi, ma insomma, ci si deve accontentare. Vuol dire che è stata una bella esperienza. Assolutamente. E venendo via dalla Russia, ma questo lo sapevo prima di arrivare, mi sono portato dietro la classica tasca che non ha nessuna voglia di scomparire con amici russi in Russia. Io ogni anno ormai, da quando sono venuto via, ritorno per fare lezione in una stupenda città a 200 km da Mosca, che è Vladimir, perché lì sta una collega con la quale ci stimiamo molto e con la quale riusciamo a organizzare anche delle belle cose con i nostri ragazzi. Quindi diciamo, torno in Russia, no, non come vorrei, ma questo è un altro discorso. Un amore che non finisce. Ecco, allora parliamo di questa direzione dell'istituto. Quali sono le direttive, quali sono gli aspetti della lingua e cultura italiana che ha voluto imprimere con maggior forza in questi 4 anni di direzione? Ma guardi, per quello che oltretutto era il mio tipo di formazione, ovviamente ho insistito molto sull'aspetto, tra virgolette, umanistico, quindi letteratura, teatro, cinema, vabbè, ma poi erano alcune cose che comunque erano già nel DNA dell'istituto. Abbiamo fatto delle cose che innanzitutto piacevano a noi e allora le abbiamo, io credo, comunicate con gusto. A noi interessava la letteratura, a me interessava alcune cose, diciamo, di storia della cultura, ci interessava l'arte, abbiamo fatto questo. Ma alcune cose credo, allora, una sicuramente di cui vado assolutamente orgoglioso è stata la prima edizione di Guareschi in russo. Guareschi è un, non lo dico soltanto io, anche qualche mio collega italianista, di quelli che adesso insegnano con me, è assolutamente convinto che Guareschi è interessante anche dal punto di vista linguistico. Era una mia idea, anche perché Guareschi non era stato tradotto in tutte le lingue del mondo tranne russo. Quindi la letteratura è stata una cosa significativa. Abbiamo fatto Guareschi, abbiamo rifatto, perché c'era già comunque le traduzioni di Leopardi firmate, fatte dall'Akhmatova. E anche questo è stato bello, perché Akhmatova è quello che è, Leopardi anche lì. Leopardi era uno degli autori della mia assoluta giovinezza, per cui riuscire a farlo è stato molto bello. E poi questo, ad esempio, ho voluto dire collaborare con alcuni enti russi. Se parlo di Guareschi, del primo Guareschi e di Leopardi, devo parlare assolutamente della Biblioteca di Letterature Straniere e della persona meravigliosa, oggi purtroppo scomparsa, che la guidava, cioè Yekaterina Yurievna Genieva. Appunto, il contatto e il lavoro con la Biblioteca Rudominò, il contatto e la collaborazione con la Doma Ruskava Zarubiezha, la casa Solženicyn, per intendersi. Lì per me era più legato, diciamo, al mio lavoro prima di arrivare in Russia, cioè era la letteratura russa, e poi infatti questo lavoro è continuato dopo. Però insomma, abbiamo organizzato un po' di convegni, che era quello che io alle quali tenevo a fare, che ero abituato a fare, perché era il mio lavoro. E poi un'altra cosa della quale sono orgoglioso e anche qui sorpreso è stato il rapporto con i teatri, con il teatro La Taganca, e qui quella specie di mostro sacro, anche lui purtroppo è scomparso, che era Yuri Lyubimov. E poi le altre cose classiche. Beh, teatro, per carità, abbiamo fatto una cosa stupenda. Questo in quell'anno anche qui fantastico, che è stato l'anno di scambio culturale tra Italia e Russia, quindi con l'ambasciata abbiamo portato tanti teatri italiani in Russia, e allora qui è impossibile non ricordare
Arlecchino servitore di due padroni. E lì avevo, non so se io o qualcuno dei miei collaboratori avevamo coniato questo slogan assolutamente folle, mandiamo Arlecchino in Siberia. E infatti ci siamo riusciti, ed è stato anche quello un momento veramente bello per noi, per la gente del piccolo, perché allora nel cuore della Siberia, Kantimansinsk, cioè, loro non l'avevano mai neanche sentito nominare sto posto. Siamo arrivati molto tardi alla sera, adesso non ricordo se era già dopo mezzanotte o che cosa, e la banda locale ci ha accolti. L'arte, quale che sia, teatro, poesia, le arti visive, sono un linguaggio. E lì la cosa impressionante è che, scommessa incredibile, il piccolo recitava l'Arlecchino in lingua, quindi neanche in italiano, in dialetto. E la gente seguiva con dei sottotitoli che erano in russo, dove evidentemente tutte le sfumature del dialetto, che anche per un italiano non del nord e non veneto sono difficili da capire, si perdevano. La traduzione era fatta bene, dava il senso, però non le sfumature del dialetto. Comunque lì la gente rideva nel momento giusto. Quanto il cuore dell'uomo è lo stesso, e se si riesce a lasciarlo parlare, se tu riesci a far parlare il tuo cuore, l'altro si apre e resta stupefatto davanti alla bellezza. Ecco, le volevo dire, dopo 4 anni di direzione, che cosa è rimasto del direttore, che cosa è rimasto all'uomo, alla persona di questa esperienza? Questa conferma del cuore e anche questo approfondimento, anche questo è parte del mio approccio alla cultura russa, il senso del mistero. Il senso dell'assoluto mistero dell'uomo. Questo, ripeto, per la mia formazione e per gli autori che ho studiato e che, sulle quali lavoro della Russia, è un punto fermo, cioè che l'uomo è qualcosa di irriducibile. Noi possiamo elaborare tutti gli schemi che vogliamo per cercare di farlo funzionare, ma l'uomo è un mistero, grazie a Dio. A proposito degli stereotipi, c'è cioè sempre un luogo comune sugli italiani, e ognuno di noi vorrebbe in qualche modo cercare di migliorarlo, di migliorare la nostra immagine. Come crede di aver contribuito al miglioramento? In che cosa ha modificato, secondo lei, la direzione di questi 4 anni a svecchiare o a aggiornare questo stereotipo? Non so, io spero di non aver rovinato, ma no, da quello che mi dicono gli amici russi quando ci sentiamo, non credo. Ma non ho fatto molta fatica. Allora, l'Italia in Russia gode di ottima stampa da sempre. Il cuore è lo stesso e noi siamo sempre riusciti a capirci, italiani e russi. E lì dicevo, appunto, abbiamo delle lingue diverse, però il cuore... Infatti a Togliatti avevano molta nostalgia degli italiani. Il lavoro di un istituto di cultura, il nostro lavoro, il lavoro degli uomini di cultura è esattamente far venire fuori questo cuore comune. Non è difficile, ripeto, quando con i russi parli, ecco, questo sembra un luogo comune, ma quando parli del cinema italiano, ecco, l'altra cosa grande che abbiamo fatto in quegli anni è stato il cinema. Quando parli del cinema italiano lo conoscono meglio di noi italiani. Io ricordo e lo racconto sempre anche qui ai miei colleghi il giorno in cui è mancato Tonino Guerra. Stavamo giusto facendo un convegno e mi telefona sul cellulare, vedo che mi telefonano dall'istituto e non rispondo perché sanno che sto facendo un convegno e non posso rispondere. E allora ho capito che era successo qualche cosa, mi sono staccato. E poi quando sono rientrato ho spiegato che ero uscito per questa vicenda, cioè per la morte di Tonino Guerra. La cosa impressionante, non avrei mai creduto possibile
tutti si sono alzati in piedi e hanno voluto osservare un minuto di silenzio senza che io lo chiedessi, senza che io li immaginassi. Ecco, capisce? Questa è la stima che noi abbiamo in Russia. Invece la prossima domanda è proprio sul contrario, cioè lo stereotipo dei russi. Quando lei racconta, le chiederanno sicuramente come sono i russi, che cosa racconta? Guardi, io adesso sembrerà anche questa uno stereotipo, dico, amici, i russi sono esattamente come noi, cioè magari un po' pasticcioni, magari ti sembra che non riescano a rispettare l'impegno che si sono presi per una determinata ora e poi invece arrivano con tutto il lavoro ben fatto. No, io appunto, come per l'Italia, dico, lasciamo perdere gli stereotipi. Sì, c'è lo stereotipo, appunto, la mancanza di precisione. Bene, amici, mancanza di precisione, noi magari abbiamo altre cose, se c'è qualche cosa di non preciso, facciamo vedere. Ecco, un'altra cosa di cui io sono perché fatto assieme proprio ai russi, era esattamente su questa questione, precisione, come organizzare una cosa, no? Gli incontri per operatori museali, dove noi avevamo, italiani, in certi ambiti una tradizione interessante che andava comunicata senza mettersi in cattedra. Ecco, bisogna stimarsi. Ecco, l'altra cosa sulla quale sono stato confermato e ho imparato molto è proprio questo aspetto della stima. Se concedi e speri di ricevere stima, le cose funzionano decisamente meglio. Quindi tante storie, tanti aneddoti in questi 4 anni. Vogliamo condividerne uno? Vogliamo raccontarne uno che le è rimasto più impresso, che vale la pena di condividerlo appunto? Ah, un aneddoto per certi versi ancora più bello. La signora Geneva con uno dei grandissimi padri spirituali della Russia della seconda metà del XX secolo, padre Alexander Meni, morto in condizioni curiose, io dico tranquillamente morto martire. E lei parlando con padre Alexander gli faceva tutta una serie di osservazioni su cose che non funzionavano e lui diceva sì, è vero, è vero, è vero, però non è quello che importa. Però lei continuava e allora lui ha fatto fermare l'auto, era quando crescono i lillà, no? Questi stupendi lillà che si vedono soltanto in Russia. Ha fatto fermare l'auto, c'era una babushka che vendeva dei mazzettini di lillà dall'altro lato della strada, ha attraversato la strada, ha comprato uno di questi mazzi, mazzettini, e lo ha portato alla signora Geneva e le ha detto: Katia, guarda, se crescono delle cose così belle, non dobbiamo lamentarci. Ecco, questa è la Russia che io Bello. amo. Questa è la Russia che io amo. Allora, penso che la incontreremo magari per le strade di Mosca abbastanza spesso, sarà facile incontrarla. Sarebbe bello. Grazie per questa testimonianza e al prossimo incontro. Volentieri, ormai abbiamo trovato la strada e funziona. Arrivederci, buon lavoro, buon lavoro. Altrettanto. E un saluto a tutti i suoi collaboratori, che Senz'altro. ricordo tutti con grande affetto. Grazie ancora. Arrivederci. A Arrivederci. presto.